sicuramente di questo modo di andare un po' questo altro. Sono le 10, abbiamo un... Aspetti che le dà. Grazie, molto sì. Gentile. Il biglietto automatico per andare a Serfontana, dura un'ora. Vediamo che arrivi in... Per Svizzera di Sport e per te cosa torna? Perché? Perché? Quali chiara sono in giro si dice segreti. Raga, per le troppe striscioni, biglietti disponibilizzati, applicazione di correzione della tua segnaletica. Secondo chiasso.
Siamo ai salari, ai salari giusti, ai salari tortici, quindi proteggere i salari, punto circa. Sporti. Ma se io lo chiamo... Il mio problema speciale, per la vista pubblica, la copra. Guarda, scherzo che stavo tirando in piccina. Del cagnù! Si può fotografare i fiori? Si possono fotografare? Sì, si può fotografare i fiori. Bisogna chiedere a Roberto, non so, bisogna chiedere al responsabile, signore. A quel signore lì devi chiedere. Chi? Va? Quel signore lì con gli occhiali. Con gli occhiali. Capo, si possono fotografare i fiori? Si possono fotografare i fiori così?
Grazie. Grazie. Non c'era mica per caso una festa, una presentazione così, no? In questi giorni non c'era mica una particolare? Sì, sopra il primo, nella mall del centro, ma non so se l'hanno già tirata via. Ah, ho capito, era il giorno scorso. Fino al 26. Guarda su, sì. Ho capito, grazie. Cosa per le aromatiche? I fagioli spagnoli. Quali? Esistono i fagioli spagnoli, sono molto buoni. Quali? Che sono viola, non so, però dovrebbero essere un po' grossi, cioè proprio con fagioli normali, però spagnoli. C'era mia zia a Marina di Massa. Ma quelli di... Dice? Questi. Ma non sono fagioli normali, no, questi sono piccolini. Nano. Capito. Senta, cos'è quel portafiori per erbe aromatiche a forma di spirale? Non so cosa, come sia. C'è un... Ah, l'avevano qui. No, no, c'è, ma dico, ma cos'è, com'è che si mettono? Perché? E dopo lei mette dentro tutte le piantine. Ah, bello, bello. Fa la decorazione. Ah, capito. Bello, bello. Grazie. Prego. Un cristallino d'acqua. Nonna! Nonna! Guardi. Siamo là, greco. Conifere. Belli conifere. Piante lampicanti. Foglie, piante cidofile, rose, alberi, frutto, piante. Bravo, lamponi. Thank you.
di Inghilterra. Per attrezzi 149 franchi un po' buono anche aromatiche no. Trattore elettrico. Che si porta a mano, in modo di voltarle, sono di riempimento, sono di riempimento di seppi, per abusi, erano piante, di spolipazione sulle carriere di salito, armate in caso di danni grossi, perché è metto automatico. Questo è per uccelli. Scusi. Che cosa? Non si può fare questa ricarica? Non si può fare grazie, eh. Prego, buona giornata. Già,
ti può entrare le farfalle? No. Già un quintano. Ah, adesso. Ti aspetto, sono ancora vive. Ti aspetto, sono ancora vive. Non c'è che si faccia entrare, no, perché sta scaricando la macchina. Entro solo l'ingresso, posso? E ti tengo il respiro anche. Ok. Invece nella farfalla, ad esempio, nella farfalla morto, di solito il maschio è più blu della femmina. La farfalla qua. Ah, serio? Sei con la mamma? Sono simpatico. Ok. Ci sono qui dentro. Ti sono piaciute le farfalle? Sono belle, eh? Ciao. Grazie a voi. Grazie, complimenti, congratulazioni. Grazie, eh? Grazie. Ciao. E dove vengono queste farfalle? Dove sono? Allora dipende, quella che sta adesso volando lì, questa viene da El Salvador in Centro America. Capito. Filippine, Suriname. Urca. Sempre Filippine, queste qui rosse. Capito, capito. Urca, questa che bella. Tutti i paesi tropicali. E fin quando siete qua? E fin quando... Sabato. No, e lei è esperto biologo, cioè. Sì. Capito. Certo. Ma ci sono delle farfalle con delle ali grossissime. Ci sono delle farfalle con delle ali grossissime. A me mi fanno impressione con gli ali, non le voglio. Dicevo prima di differenziazione maschio-femmine, cioè cos'è che c'è? Dipende dalla specie. Sì. In alcune farfalle, come in questo caso, sì. In questa specie il maschio è uguale alla femmina. Sì, sì. In questo invece, vedete, il maschio sopra è nero e grigio, la femmina invece, vediamo se ce n'è una. Eccola qua, una femmina, è rossa anche davanti, è rossa davanti perché fa finta, imita una farfalla velenosa. Mm? Ah, che bella. E il colore rosso e nero è tipico di una farfalla velenosa, in capito. Realtà lei non è velenosa, capito. È un tipo di mimetismo. Capito, capito. E queste cosa si fermano sulle banane, cosa fanno queste? Sono... Sì. Queste sono delle specie che mangiano frutta, frutta matura. Ho capito, capito. Guarda che sei appena nata, vedi ancora le antenne. Ho capito, capito. Ah, che bello. Cioè, com'è, cosa c'ha, dice, le antenne, cioè? Questa è appena uscita dalla sua chiesa. Sì, e questa cosa... Ah, è ancora attaccata alla cosa, capito. Esatto. Capito. Va bene. Non mi resta che ringraziare. Grazie a lei. Cose, grazie a lei, arrivederci. Esco così libero lo spazio, eh? Sì, guardi. Grazie. Grazie. Prego. Complimenti per l'iniziativa, molto, molto intelligente. Grazie. Sì.
farlo. Molto bene. Non rilevante, ma si è liberato uno spazio. Grazie. Già tanto bene. Di qualità!